Nell'episodio precedente abbiamo scoperto la leggenda di come vennero buttate le statue di Thor, Odin e Freyr dalla cascata Godafoss durante la conversione cristiana dell'Islanda, per poi filmare Andy nel suo punto più alto. Abbiamo trovato a casa il vulcano Verfjöll, scalandolo e trasformandolo in esercizi squat da palestra all'aperto. Invece il vulcano Kerid, nei secoli, si è trasformato in un lago di rara bellezza. Infine vi ho mostrato le immagini dei geyser di Verir, risparmiandovi però la puzza di me che emanava quel luogo, dove ebbe il coraggio di filmare Andy nel suo fango cocente. E adesso che quella puzza devastante è un lontano ricordo, mi sto dirigendo verso una delle mete migliori d'Islanda, la leggendaria cascata Dettifoss. Oggi è proprio una bella giornata, l'Islanda è più bipolare di mia zia Michela, si passa dal diluvio universale dei primi giorni a giornate estive da manica corta. L'altra cosa che mi colpiva sempre di più era il fatto che io fossi sempre solo l'unico sulla strada, mai un'altra auto, se non in sporadici episodi. Cioè, non ho visto macchine per migliaia di chilometri e poi a un certo punto, davanti a me, un container! E di cosa? Di pecore! Da quel momento vidi pecore ovunque, quindi provai a socializzare. Yo, ho delle mandorle, le vuoi? Le ho portate dalla Sicilia, non darmi il cu... Le vuoi o no? Rispondi, maleducata! Ma mi ascolti o no? Le vuoi le mandorle o no? È sta cosa che mi dà il c***o, non mi sta piacendo. La vuoi la mandorla? Oh! Cosa la sta tirando? Arrangio. Meno male che diciamo una gravata cordiale qua. Accettavo di poter essere rifiutato, ma che le pecore non accettassero le mandorle siciliano fu un duro colpo da digerire. Vedendo la strada a volte molto rovinata, iniziai a credere che se avessi mai forato, sarei morto aspettando soccorsi, visto che ero l'unico a solcare quella via. Ma adesso concentriamoci su Dettifoss, considerata la seconda cascata più potente d'Europa, dove l'orizzonte si perde nel nulla per poi incontrarsi con un fiume che attraverserò dal suo punto più alto. Eccomi da solo, col mio migliore amico drone da cui mi faccio seguire a distanza come se fosse l'occhio di Dio che mi protegge mentre faccio cose che sconsiglierei anche ai fake bot di Instagram. Cose come camminare sul ciglio dei crepacci alla ricerca di Dettifoss, che, da buon italiano, sbaglierò pronunciandola Dettifoss. Non mi sembra neanche vero, ma siamo a Dettifoss, ragazzi! Ed eccola qui, una cascata alta 44 metri e larga 100, dove ogni secondo cadono circa 200 tonnellate di acqua. La potenza di quest'acqua potrebbe demolire un camion in pochi attimi, ma col mio sorriso plastico a me sembra non fregare una beneamata, mentre cammino ad ulteriori 30 metri di altezza da Dettifoss. In realtà sto semplicemente cercando il punto migliore per filmare la scena di Andy, quindi, come sempre, vi invito a non seguire il mio esempio, ma di fare escursioni guidate. Infine ho un'intuizione, manderò il drone sotto il canyon, così da avere una prospettiva diversa per vedere zone migliori dove filmare Andy. Noto che la potenza dell'acqua crea un vortice di particelle che possono distruggere il drone qualora io filmi Andy troppo vicino a Dettifoss. Quindi mi conviene risalire evitando quella che sembra assomigliare alla nebulosa di Andromeda dei Cavalieri dello Zodiaco. Niente da fare, anche per un pazzo come me il pericolo è eccessivo ed è meglio optare per la prudenza. Quindi decido che Andy farà il mio stesso percorso, attraverserà il canyon lasciandosi Dettifoss sullo sfondo. Ecco la scena che troverete nel nuovo capitolo di Andy. They say that my 30 euros tripod broken off. Anyway, this day is over. Tired, 3 hours away from good waterfall. I haven't seen a car in an hour and a half. Non c'è mai nessuno. C'è il vuoto. Da un'ora e mezza c'è il vuoto. I arrived, sono arrivato, sono distrutto.
Ecco il mio letto. Buonanotte, ciao mai. Good morning. Today I almost froze to death. Ah, very, very cold. Let's go shooting. Stavolta ho dormito troppo, Andy si è svegliato mezz'ora prima e ha iniziato a solcare il fiume vita che porta alla prossima meta. Mi toccherà seguire le sue impronte digitali per vedere dove è finita la mia mano destra. Finalmente vedi in lontananza Gufu Waterfall, una cascata scoperta completamente a caso. Rispetto alle cascate viste fino ad ora in Islanda, questa è veramente piccola e l'acqua scende dolcemente al punto che ci si può avvicinare senza averne paura. Finalmente trovai Andy in contemplazione solitaria, anche se credo stesse sognando di stare insieme a Manicure. Mi spiace interrompere quest'idillio con la mia faccia di culo, ma devo fare la foto di rito. Ragazzi, un senso dell'orientamento pazzesco, guardate che cascata che ho trovato, una figata atomica. D'altronde ho studiato l'Islanda molto bene, ma la verità è che ci sono finito a perché non sapevo dove andare, mi sono perso e l'ho trovata. E si muore di freddo, c'ho i pinguini nel The great thing you can do in places like this is that you can fill up the water because the water is amazing. It's clean too. Adesso l'obiettivo era lasciare la romanticissima cascata Gufu Waterfall prima dell'arrivo di una fitta nebbia che avrebbe reso il mio viaggio un incubo. Ma ovviamente i piani di noi umani devono essere sempre rovinati dalla legge di Murphy, infatti la nebbia di Silent Hill mi raggiunse in pieno. Ok, ok guys, we're leaving Gufu Falls. See, was over there. And we're going to the glaciers. The only problem is that I can't see like completely like this. It's gonna be a long road. Sarà una strada molto lunga, soprattutto perché siamo in mezzo alla nebbia. Gandalf, aiutami tu. Una nebbia del genere non l'avevo mai vista nemmeno a Milano. Era così fitta che anche la mia ex del liceo sarebbe sembrata Belen Rodriguez. Dopo ore di nebbia non capivo se ero ancora in Islanda o se ero trasmigrato in Transilvania insieme a Robert Pattinson in versione Twilight. Infine vidi spuntare delle persone, o erano personaggi di Elden Ring. Signori, qualcosa di straordinario, un ciclista nel nulla. Nel nulla. Ma c'è qualcosa di più straordinario di un ciclista nel nulla. Oh, 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 oh. C'è una casa! In Iceland it's so rare to find people that there are signs. Signs. There is also a sign that maybe a man is living over there. So these signs means there are people finally for you. Altrimenti non c'è sta perché è un'Olanda deserta dove non c'è nessuno. Ma ormai ero entrato nella parte fiabesca dell'Islanda e ne ebbi la prova quando trovai... Non ci voglio credere. Che cosa ci fa una sedia nel nulla in Islanda? Cosa ci fa una sedia? Selfie. La sedia mi fece riposare abbastanza per ripartire alla ricerca della pericolosissima spiaggia di Reinfijara, dove è possibile ammirare i sea stars. Prima però decisi di camminare in solitario in un'altra spiaggia che incontrai per caso e di cui non so il nome. Una spiaggia che non filmai per Andy ma per me stesso, per assaporare un po' di pace solitaria. Io e l'Islanda, finalmente da soli. Ripresi il tragitto dopo aver respirato la solitudine. Sembrò che Dio avesse interrotto la pioggia per farmi stare da solo. La pioggia sta aumentando a dismisura. Non si vede niente. Appena rientrai in auto, infatti, ripresi il diluvio universale. This is another bad idea. Vincenzo, of course.
Why not going? Sarebbe un altro capitolo di Vincenzo e le sue idee del... Arrivato alla pericolosissima spiaggia di Reintijara, vidi numerosi cartelli indicare la pericolosità delle sue onde che negli anni hanno ucciso molte persone. La loro caratteristica è quella di sembrare innocue, per poi travolgere i passanti e inghiottirli nel gelido mare aperto. Stavolta non sfidai il destino più del dovuto e mi incamminai quanto più distante possibile dalle onde, alla ricerca di un punto per filmare Andy davanti ai Sea Stack, che ricordano vagamente i faraglioni siciliani, ma la tempesta incalzava. Ok, non so se si sente più l'audio, ma ho preso la tempesta. La tempesta danneggiò l'audio della mia fotocamera. E appena mi accorsi che si era rotto il microfono, decisi di prenderla con filosofia, ridendo per non piangere. È brutto quando dedichi ore del tuo tempo e alla fine non riesci in ciò che avevi in mente. Ma col tempo ho capito che è meglio ridere sotto la pioggia che cercare di prenderne le lacrime. In quella tempesta non fui capace di filmare Andy, a volte devi accettare la sconfitta. Però l'Islanda ha questa capacità di tirarti sul morale mostrandoti gente più pazza e solitaria di te. Cari, dal nulla un uomo con un cane. Nel nulla un uomo con un cane. Insomma non ha nemmeno una casa dove andare, però lui è col cane. Due persone in bici, nel nulla. Nel nulla. La prima città che ho visto è a 300 km. Dove stanno andando? Ma questi sono i misteri della vita! Pensate a quello col cane! Pensate alle persone in bicicletta! Pensate alla signora che attraversa i geyser col cappellino di Pikachu! Just thinking about that! Vi ricordate quando vi dissi che temevo che avrei potuto scoppiare una gomma nel nulla cosmico islandese? I have a flat tire. Questo è il karma per aver preso in giro la figlia di Pikachu. I gotta change it now. In a storm, in a windstorm, a rainstorm. Guys. Fuori c'è un tornado, una tempesta, quindi mangiamo. Questo sarà il mio pranzo. Ho comprato cibo per una settimana, in modo tale che anche se restavo bloccato, come prevedevo, I can survive. Let's wait that the thunderstorm goes away. Ho solo un dubbio prima di mangiare questo panino. Se il prosciutto pizzuschinca mi farà venire le emorroidi. No, ufficialmente un eroe. Strength of Sicilian squad. Changing a tire in the middle of nowhere, Sicilian blood. Mi rimisi in viaggio verso il Glacier Lagoon, uno dei posti più belli di questa terra. È suggestivo vedere come sorga un ghiacciaio all'improvviso, per poi svanire qualche chilometro più avanti. Un luogo straordinario dove i piccoli e grandi iceberg si sganciano per finire verso l'oceano. Mi incamminai meravigliato, pensando a dove poter filmare un'epica scena del nuovo capitolo di Andy. Fu proprio lì che notai la spiaggia dei diamanti, un luogo famosissimo e molto amato dai fotografi perché il contrasto tra la sabbia nera e il ghiaccio rende l'atmosfera unica. L'unico problema era arrivarci, dato che la tempesta iniziò ad incalzare nuovamente, rendendo la camminata difficile. La bellezza di quel luogo mi persuase, sarebbe stato in mezzo a quelle miniature di ghiaccio che avrei filmato la scena del nuovo capitolo di Andy. E mentre il freddo mi ha congelato e plastificato il sorriso, io vi do appuntamento al prossimo episodio, sperando che nel frattempo mi si scongeli il cuore. Nel prossimo episodio andrò alla ricerca dell'aereo scomparso, che quando lo visitai io non era così famoso come adesso, dove la gente ci fa i barbecue sulla Carlinga e ci festeggia la Pasquetta coi cugini di campagna. Io potei apprezzarlo nella sua solitudine, e sono riuscito anche a filmare forse una delle scene più belle del nuovo capitolo di Andy. Poi vi farò vedere la splendida cascata Skógafoss, dove se mi fossi fatto una nuotata da citrezza mi sarei bagnato di meno. Idem per Andy. Thank you.
Dopo una capatina a Seljalandsfoss, andremo nell'ultimo capolavoro islandese, la pericolosissima Gullfoss, la cascata più imponente di tutta Islanda, che metterà alla prova le mie vertigini. Ma adesso tocca a voi! Commentate con ciò che vi è piaciuto di più del viaggio e se volete darmi una mano per tornare al cinema con questa nuova versione di Andy, per favore iscrivetevi e condividete il video. Ciao ragazzi, alla mano! Ti ringrazio per aver visto questo episodio dei viaggi di Andy. Adesso hai tre modi per darci una mano. Numero 1. Potresti leggere il mio libro di Andy, che parla della sua storia e dei suoi viaggi. È un libro che mi è costata tanta fatica, ma che può dare tanta speranza e farti innamorare davvero della sua storia, che è basata sulla storia del mio film Andy. Lo trovi su Amazon col titolo Andy, l'amore di due mani ai confini del mondo. Oppure semplicemente cercando Andy Libro su Amazon. Secondo modo per darci una mano. Puoi anche darci una mano facendomi sapere se vorresti che io mettessi un giorno il mio film Andy sul mio canale YouTube o se lo riportassi al cinema in modo indipendente per la seconda volta. Terzo modo per darci una mano. Oppure puoi darci una mano condividendo il video e iscrivendoti al canale. Dai, questa è facile come opzione. E se invece vuoi organizzare un incontro con la tua scuola o con i tuoi amici, con me ed Andy, scrivimelo che per me è un piacere. Grazie ancora di tutto, grazie ragazzi alla mano. Per scrivere un libro universale dovrai attraversare il mondo. Ma sarà come uno specchio. Stavolta non dovrai inventarti una storia. Questa volta vivrai la tua storia.